Questo luogo era un pullulare di utopie. Fino al giorno della sua chiusura. Qui dentro tutto è passato. Questi luoghi sono utopie realizzate, nelle quali tutti i luoghi reali, tutti gli altri luoghi reali vengono contestati, sovvertiti o semplicemente raccontati. Sono luoghi al di fuori di ogni luogo. Sono eterotopie. Eterotopie sono le case di riposo, gli ospedali psichiatrici, le cliniche, le prigioni. È così che il teatro realizza sulla scena tutta una serie di luoghi che sono estranei gli uni agli altri. È così che il cinema riesce a costituire una sala rettangolare vuota, in fondo alla quale su uno schermo a due dimensioni si vede proiettato uno spazio a tre dimensioni. E l'eterotopia per eccellenza è la nave. Un frammento galleggiante di spazio, un luogo senza luogo che vive per se stesso, chiuso in sé e che è abbandonato nello stesso tempo, fatalmente consegnato all'infinito del mare. Di porto in porto, di costa in costa, si spinge fino alle colonie per cercare ciò che esse nascondono di più prezioso. Nelle civiltà senza navi, i sogni si inaridiscono, lo spionaggio sostituisce l'avventura e la polizia. Un tempo sono esistiti questi battelli che trasportavano il loro carico insensato da una città all'altra. Le chiamavano le navi dei fondi, o stultifera navis, o nervenship. Tutti noi pazzi intendo! Un tempo avevamo una vita vagabonda e le città ci cacciavano volentieri, ci incatenavano alle porte cittadine oppure ci lasciavano vagabondare per le campagne lontane quando non ci affidavano ad un gruppo di mercanti o di pellegrini. Io sono un passeggero, ma ormai da anni qui siamo tutti prigionieri del passaggio, prigionieri di questa nave da cui non si evade, in balia di fiumi dalle mille braccia o di mari dalle mille strade. Non vogliamo più ricordare il posto dal quale proveniamo e non sappiamo dove approderemo, né verità né paura. A volte penso, quando da qui vorrei finalmente scendere e dimenticare tutto come si fa coi brutti sogni, a volte penso che non ci si persuade del proprio buonsenso rinchiudendo il prossimo in manicomio. Sono una psichiatra. Per i primi tempi ho lavorato in posti dove il manicomio non è mai esistito. Poi mi sono trasferita. Già, perché i manicomi non sono chiusi, ci sono ancora. Anche se hanno cambiato nome, li chiamano residenze, strutture d'accoglienza o con altri nomi rassicuranti. La prima volta che sono entrata nel mio reparto ho provato vergogna per la mia professione. Una donna, una ritardata mentale, sì, era lì dal 40 perché a 12 anni andava in giro senza vestiti. Insufficienza morale. Il manicomio non si migliora. Il manicomio, ti giuro, si può solo cancellare. Nella colonia penale al condannato viene scritto sul corpo il comandamento che ha trasgredito. Per esempio, onora il tuo superiore. Non conosce la sua condanna, è inutile comunicargliela. La conoscerà sul suo stesso corpo. Come erano belle le esecuzioni di una volta. Già dalla vigilia, la valle era piena di gente venuta a vedere. Tutti sapevano. Ora si compie la giustizia. È facile un corpo che può essere sottomesso, che può essere trasformato e perfezionato.
esercitare una coercizione a livello della meccanica, gesti, movimenti, attitudini, rapidità. E poi l'oggetto del controllo, non più la condotta o il linguaggio del corpo, ma l'economia, l'efficacia dei movimenti e la loro organizzazione interna. La disciplina fabbrica così corpi sottomessi ed esercitati, corpi docili. Contratto numero 1655321 8. Mi hanno assegnato questo codice alfanumerico. Senza questo numero non posso accedere praticamente a nulla. Nessuno può lavorare se non identificato e catalogato. Mi hanno anche assegnato un cartellino in plastica con banda magnetica che controlla la mia puntualità sul posto di lavoro. Tutti i giorni mi ricordano cosa devo fare. Ricevere almeno 12 chiamate all'ora. Ogni chiamata prevede la votazione da 0 a 5 per la qualità percepita. Non posso stare al di sotto della votazione 4. In caso di richieste da parte di clienti, sono previste almeno un minimo di 8 pratiche all'ora. Fare almeno un nuovo contratto al giorno e sponsorizzare tutti i nostri prodotti. Il mio sogno è sempre stato sposarmi in abito bianco. Ampio. Da principessa. Così sono sempre sognata io. Così sarà. Io so che il male è entrato in me da giovane, complice della mia curiosità, ha avvelenato la mia anima con immagini contro natura, immagini di donne che non rispettano l'ordine naturale delle cose. Come un serpente fa con la sua preda, queste immagini sono scivolate in me fino a possedermi completamente, facendomi dimenticare gli insegnamenti ricevuti. E ancora mi succede, avvolto dalla nave guardo la spuma del mare e vedo abiti di donne in contorsioni che io non vi posso dire, cose che non possono esistere, che non devono essere. Ma io so di poter guarire durante questo viaggio. Ci volessero anni. Ho tutta la vita. Potrò sposarmi in abito bianco, avere tanti bambini e vivere felice accanto all'uomo che mi avrà scelta. Così voglio io. Così sarà. Coraggio della verità, di chi parla e si assume il rischio di esprimere, malgrado tutto, l'intera verità che ha in mente, e anche il coraggio dell'ascoltatore, che accoglie come vera la verità oltraggiosa da lui sentita.